Non solo mare, in Sicilia c'è anche montagna, c'è anche vulcano, c'è anche l'Etna, e ne parliamo insieme a Dario Teri di Feder Escursionismo in Sicilia. Intanto buongiorno e benvenuto in nostra compagnia. Buongiorno a voi. Allora, sono riprese le attività escursionistiche anche sull'Etna e la proposta, bisogna dire, che cresce. Perché? È stata fatta anche una scoperta? Sì, siamo, diciamo, il settore in grande fermento, oltre alle varie scoperte, che poi ora magari ne accenneremo, di alcune diciamo emergenze naturalistiche importanti, quindi alcuni siti che possono diventare dei nuovi attrattori turistici. In generale l'Etna sta attirando tantissimo per il turismo straniero, europeo in particolare, quindi la nostra bellissima Etna, il nostro vulcano, in questo momento è tra le mete più ambite in Sicilia, e siamo come operatori sicuramente soddisfatti dopo 2 anni quasi di stenti e 1 anno in particolare di blocco assoluto. Quali sono le principali richieste che vi vengono fatte? Ma sono le più variegate, però il turismo naturalistico è uno di quei settori che sta trainando maggiormente di più tutto il turismo in Sicilia. Parlo del trekking, parlo di escursioni che possono essere fatte in mountain bike, anche attività che stanno nascendo outdoor più particolari, anche più estremi, sport più estremi come per esempio il canyoning, e stanno anche quelli tirando tantissimo, ma anche gli sport a motore, quindi escursioni con i fuoristrada o anche con i quad, dove è permesso, ovviamente ci tengo anche a specificare questo, solo dove è permesso, sono attrattori anche questi turistici molto importanti. Cioè il turismo è variegato, c'è una buona offerta, c'è una grande domanda in questo momento. Ecco, prima abbiamo fatto cenno a nuove scoperte. Come cresce l'offerta sull'Etna? Beh, le nuove scoperte sono in particolare quelle legate ad alcune interessanti novità che mi vedono un po' anche attivo in questo settore, quello delle grotte vulcaniche. Sull'Etna sono state scoperte ultimamente diverse grotte vulcaniche che si affiancano alle norme già presenza di grotte conosciute, per esempio la Grotta del Gelo è una di quelle grotte che è famosa nella nostra regione, ma fa da richiamo per tutta l'Europa, ma anche quando si sa che c'è una grotta con il ghiaccio all'interno è una cosa molto particolare. Prima si pensava fosse un unicum nel nostro vulcano, in realtà adesso sappiamo che ce ne sono altre grotte di questo tipo. E alcune erano già conosciute prima ma non molto pubblicizzate, adesso è arrivata anche una grotta che abbiamo denominato Grotta 3000, che all'interno ha proprio il ghiaccio e che tra l'altro era stato detto circa un mese fa che era a rischio di scomparsa per eventuali attività vulcaniche. C'è stata un'attività vulcanica che l'ha appena sfiorata, è passata circa 10 metri dalla grotta ed è tuttora in atto questa eruzione, ma la grotta fortunatamente è ancora lì, è presente, e quindi speriamo che duri ancora per molto tempo, perché potrebbe diventare una meta proprio per chi fa l'escursione in alta quota sul vulcano. Attenzione però, perché sono dei percorsi da affrontare in sicurezza e quindi evitare di intraprendere queste avventure in solitaria? Assolutamente sì, questo stiamo parlando di attività che sicuramente è meglio fare con persone esperte, con guide, con chi è autorizzato anche ad arrivare in quelle zone. E noi lo abbiamo fatto come appassionati, come insomma possiamo dire come esploratori nel nostro territorio, per vedere delle nuove attrazioni che fino ad oggi magari non erano molto note o non erano conosciute, sempre con un certo rispetto anche dei luoghi in cui camminavamo, che sono luoghi a volte anche ostili, non di facile percorribilità. Quindi chi pensa di approcciarsi a questo tipo di visite non deve farlo così alla leggera, ma sicuramente con una buona preparazione di base, anche se accompagnati, quindi non improvvisarsi, ben equipaggiati, e
sicuramente meglio, appunto, come dicevo, se accompagnati da persone esperte. A proposito dell'equipaggiamento da portare con sé, di certo non si può pensare di salire sull'Etna con l'infradito ai piedi? No, questa è una cosa che noi come accompagnatori, anche le guide, insomma, di solito, ahimè, devono anche vedere, cioè ci troviamo tante volte ad avere di fronte a noi persone che non hanno assolutamente idea dei luoghi in cui andranno e quindi si presentano in sandali o proprio ciabatte da mare, in pantaloncini, e questa cosa ovviamente deve essere prevenuta da chi accompagna, magari dotandosi di attrezzature da mettere a noleggio a disposizione degli ospiti. A volte si rifiutano anche, cioè perché pensano proprio che stiamo esagerando e quindi vogliamo vendere il noleggio della scarpa o della giacca perché ne creiamo un vantaggio economico. Poi quando salgono in realtà su si rendono conto che l'Etna è un vulcano e gli ambienti, come dicevo, non sempre sono percorribili, anzi devo dire che i sentieri spesso e volentieri sono impervi e non di facile accessibilità, soprattutto quando ci si allontana dalle località turistiche raggiungibili con le auto. Ma quindi, per un turista o un semplice curioso che appunto affrontare questa avventura, che deve fare? Ma ormai l'offerta è davvero ampia, quindi ci sono diversi... Cioè chi ha intenzione di andare sull'Etna e trascorrere una giornata differente rispetto alle altre, cosa deve fare? A chi si deve rivolgere? Dicevo questo, che oggi si può intraprendere più strade. In autonomia già ci sono tante informazioni, anche diverse strade per raggiungere semplicemente le località turistiche e poi molto semplicemente prendere la funivia dell'Etna e rivolgersi da questi servizi che sono sempre disponibili al pubblico, cioè anche venendo lì sono già senza necessità di prenotazione disponibili. C'è un altro servizio sul versante nord che è stato attivato quest'anno di trasporto con i mezzi 4x4, diciamo questi sono i servizi più turistici. Chi vuole fare attività più particolari, quindi rivolgersi a una guida, avere l'accompagnamento guidato, andare in sicurezza a scoprire altri sentieri e la parte naturalistica in trekking, in bici o altro, può rivolgersi a diverse agenzie che fanno capo poi ad associazioni come la nostra, che hanno qualificato circa 300 guide naturalistiche per esempio, e quindi hanno un servizio garantito da una formazione professionale proprio come la nostra. In questo caso c'è anche l'associazione Guida Ambientale sul Sentiero Italiana, ci sono diverse associazioni che si stanno muovendo nel campo della formazione, quindi danno anche servizi multilingue, multisport, poi ci sono altri servizi d'alta quota, quindi con le guide che si occupano dell'accompagnamento sulle alte quote del vulcano, e insomma è variegato, quindi oggi andando online si può trovare veramente una offerta variegata che risponde a tutti i bisogni e le esigenze dei turisti. Spesso e volentieri anche negli hotel si può avvalere di servizi offerti proprio da associazioni o da organizzazioni che si appoggiano appunto a queste strutture. Quindi il turista oggi ha un'offerta molto ampia e anche facile da poter trovare la soluzione che è più congeniale. Però la cosa più importante è informarsi bene in modo tale poi da non avere sorprese, perché a volte si prenota un servizio con poca attenzione e poi arrivati sul posto ci si meraviglia di fare un'espressione piuttosto che un'altra, quindi magari che non risponde alle proprie esigenze, troppo al di sopra delle capacità delle personali oppure troppo al di sotto. Quindi l'informarsi bene è la prima raccomandazione che potrei dare. Affidatevi dunque ai professionisti del settore. Grazie ancora a Dario Teri, presidente di Federescursionismo in Sicilia. Buona giornata. Buona giornata, grazie a voi.